Coronavirus, qual è la situazione in Polesine per le vaccinazioni? Per quanto riguarda le vaccinazioni, in Polesine appunto rispetto a 210.000 persone vaccinabili, attualmente più di 30.999 ad oggi sono state appunto vaccinate. Abbiamo cercato di estendere il più possibile la copertura vaccinale, ci siamo organizzati per garantire una certa tempestività e celerità nell'invio degli inviti, tant'è vero che grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali che sono avvalse della protezione civile, dei volontari, non vorrei dimenticare nessuno, stiamo reclutando gli anziani direttamente con inviti a porta a porta, li stiamo invitando direttamente, c'è stata una buona risposta, abbiamo avuto garantito la copertura vaccinale di tutti quanti gli ospiti e anche gli operatori dell'RSA, delle strutture per disabili, garantito inoltre la copertura vaccinale ai nostri dipendenti. Ovviamente abbiamo particolare attenzione su questa, sta facendo un piano vaccinale molto importante per quanto riguarda le categorie fragili, ovviamente mi riferisco alle diverse categorie fragili, oncologici, diabetici e non vorrei dimenticare nessuno. Stiamo garantendo il più possibile la copertura vaccinale alla popolazione anziana. Rispetto a questo sto parlando di 16.000 anziani da vaccinare e la copertura la garantiremo nella prima settimana di aprile per tutti questi 16.000 anziani. Li abbiamo suddivisi in due categorie dal 1913 al 1921 per le quali garantiamo a domicilio direttamente con i nostri due distretti sociosanitari, il personale del distretto che ringrazio, garantiamo a domicilio la vaccinazione. Mentre invece per le altre fasce di età dal 1922 al 1941, perché stiamo parlando di ultra ottantenni in questo momento, abbiamo inviato, trasmesso, quindi chiedo scusa, fatto pervenire porta a porta, come dicevo prima, gli inviti e ci siamo fatti una buona programmazione. Abbiamo garantito come da piano nazionale e da piano regionale ovviamente la vaccinazione a diverse categorie di popolazione, perché ovviamente ci dobbiamo muovere secondo direttive ministeriali e secondo il piano nazionale. Abbiamo inoltre esteso la vaccinazione al personale scolastico, al personale quindi dei servizi pubblici essenziali, quindi il personale praticamente alle polizie, carabinieri, forze armate, al nostro personale poi del nostro carcere, sia per quanto riguarda i detenuti che tutto quanto il personale che gestisce il carcere e non vorrei dimenticarmi altre categorie. Comunque stiamo muovendo con un piano sicuramente importante, un piano che si pone l'obiettivo di garantire una copertura vaccinale che sia più celere possibile e che comunque estesa in prima battuta ovviamente a tutte quelle categorie vaccinabili che praticamente previste come prioritarie nel piano nazionale. È previsto un piano regionale per i vaccini? Sì, Regione Veneto ha pronto un piano vaccinale che prevede 50.000 vaccinazioni il giorno. Regione Veneto poi rispetto ad ogni azienda sanitaria ha previsto un target da vaccinare, un target settimanale che per quanto riguarda la nostra azienda è di 10.000 vaccinazioni la settimana. Dal 29 di marzo però dobbiamo accelerare e giungere a 20.000 vaccinazioni la settimana. Sono state somministrate dosi di vaccino AstraZeneca? Sì, a livello regionale del vaccino AstraZeneca sono state somministrate 349.000 dosi. Di queste 17.000 che riguardano il lotto che è stato ritirato, come sapete, da AIFA. Del lotto in questione, in questa azienda sanitaria, sono stati somministrati 1.904 vaccini e per fortuna senza alcuna situazione avversa. Grazie. Grazie a lei.